Amici di Atti 24, appassionati di Pallanuoto, benvenuti ad una nuova puntata di Waterpolo Preview che riprende la sua forma ordinaria settimanale dedicata alla presentazione della giornata dei campionati di A1 maschile, A1 femminile e a due uomini. Lo dicevo, si torna in acqua, non c'è tempo di. Archiviare e tracciare troppi bilanci delle spedizioni iridate di Sette Bello e Sette Rosa, che i tornei nazionali sono pronti a riprendere il centro della scena. Iniziamo dal settore maschile. I ritmi serratissimi per i motivi ben noti di questa stagione impongono un cambio di formula al massimo campionato che. Riparte suddividendo le 14 partecipanti in due gironi, il round scudetto con le prime sette classificate del girone d'andata, round retrocessione che comprende le formazioni classificate dall'ottava alla quattordicesima posizione. Il match clou del turno inaugurale è senza dubbio lo scontro di, della piscina Monpiano tra la N. Brescia di Sandro Bovo e la Viper Radinantes Savona di Alberto Angelini per presentare una delle sfide che saranno decisive per la probabilissima assegnazione del ruolo di. Antirecco c'è il nostro ospite, l'attaccante mancino del Ferenc Varos Luca Damonte. Ciao Andrea, grazie a te, ciao a tutti. Luca, io parto inevitabilmente dalla rassegna iridata di Doha appena conclusa. Tanta amarezza per un argento che poteva essere un oro ed era oro fino a pochi secondi dal termine, però voglio rimarcare l'aspetto positivo. Qual è stata la molla che poi ha scatenato il sette bello e gli ha consentito di realizzare il percorso che lo ha portato a un passo dal titolo iridato, perché dopo l'Ungheria c'è stato un naturale, io dico, momento di appannamento, una partita poi eh, la partita con gli Stati Uniti e di lì la cavalcata fino alla finalissima. Quindi qual è stata la scintilla che vi ha permesso di svoltare? Sì, è detto bene, dopo una cavalcata anche secondo me, purtroppo è mancato l'ultimo pezzetto però riguardo alla scintilla, secondo me è stato un, veramente, abbiamo fatto tutto step by step eh, la partita con gli usa è stata una partita veramente difficile perché ci giocavamo molto, dopo quella non è stato facile giocare quarti in finale perché secondo me naturalmente eravamo un po' appagati eh, quindi secondo me in Napoli, la, la Grecia è partita meglio, più concentrata, e siccome erano anche più riposati, non avendo giocato l'ottavo. Siamo riusciti con una rimonta incredibile anche dell'ultimo minuto, abbiamo fatto tre gol, penso in un minuto e mezzo, a battere la Grecia. E poi, siccome lì forse lì è scattata un po' la molla, perché avevamo la Spagna che li aspettavamo da un po', ci avevano battuti ma, male diciamo, per noi a Zagabria. Quindi li stavamo aspettando e l'ISCO e io ero convinto li potessimo battere, ma infatti così è stato. E poi peccato la finale perché fino a 5 secondi e alla fine eravamo campioni del mondo. Quindi, solo un po' il rammarico più grande di questo Mondiale. Il resto è stato tutto bello, tutte emozioni, sempre veramente belle da, da poter vivere il campionato di A1 maschile torna subito in vasca non ci sono pause contrariamente alla settimana in più che avete avuto a disposizione voi in Ungheria da osservatore esterno ti chiedo cosa dobbiamo aspettarci dalla seconda parte di stagione regolare ma non sarà facile appunto so che i miei compagni di, di nazionale sono stati entrati nei club già ad allenarsi per fortuna io sono qualche giorno di vacanza io edo di somma e il campionato uno, comunque ogni tanto lo, lo seguo, e non è facile dopo uno, una pausa così grossa ritornare nel club e affrontare subito partite di questo tipo, però così sono le regole e alla fine sono tutti i giocatori professionisti sanno adattarsi e quindi si ritornerà il prima possibile a, a concentrarsi sul club e ognuno poi ha i propri obiettivi del club, quindi so che c'è già... già che big match questa giornata certo. e vedremo quando andrà a finire. E me lo servi su un piatto d'argento, entriamo subito nel vivo, il big match del prima del round scudetto, la sfida in Brescia-Rarinante-Savona, che sfida vedremo secondo te alla Monpiano, tra due delle candidate al ruolo di antirecco? Sì, eh, gran partita penso che queste due squadre poi si ritroveranno poi non conosco bene la classifica ma penso si ritroveranno come di nuovo i playoff come, come semifinale quindi arriveranno seconda e terza non penso riusciranno a recuperare il Recco ma neanche a perdere terreno dalla quarta e dalla quinta quindi è un antipasso come dei playoff due squadre che quindi si giocheranno la finale di Scudetto insieme a Recco e a Monpiano vedo leggermente favorito il Brescia perché comunque è una piscina difficile da giocare però sono due squadre forti, li conosco bene, ho giocato in entrambe le squadre. A Savona ho giocato tanti anni, conosco bene l'allenatore, la sua bravura nel preparare eh, le partite, soprattutto i suoi giocatori per questi match. Quindi, una gara comunque equilibrata. Mm. Ripeto, leggermente favorito il Brescia, ma poi per i playoff sarà veramente un gran scontro, perché comunque si gioca in una finale, che non è poco. In una sfida così equilibrata, in una sfida che conta tanto nella corsa per il secondo posto, secondo te quali potrebbero essere le chiavi del match su ciascuno dei due fronti? Ma eh, Sicuramente bisogna vedere un po' anche i giocatori come stanno, perché c'è qualcuno che non gioca da due mesi, qualcuno che può essere particolarmente stanco. Mi riferisco quindi ai nazionali delle due club che hanno fatto Europei e Mondiali. Come Sempre su questo sport dipende molto dai portieri, ci sono due portieri forti, ehm, bisogna vedere co come giocheranno. Eh, non prevedo tantissimi gol, anche se comunque hanno un bel potenziale entrambe le squadre, ma poi come sempre sempre le stesse cose, vuoi in più, o in meno, e eh, vediamo la qualità dei giocatori se farà la differenza da una parte o dall'altra. Ringraziamo Luca Damonte per essere intervenuto e passiamo alla presentazione dei match. Iniziamo ovviamente dalla pool Scudetto, detto della sfida di Monpiano. Le altre due partite di giornata sono il match della Ferro di Punta Sant'Anna tra la Corazzata Pro Recco e un circolo canottiero Ortigia che non vuole recitare un ruolo da comprimario ed essere anche il suo protagonista fino in fondo della lotta per la seconda posizione, mentre alla Carmen Longo incrociano i rispettivi destini la De Hacker Bologna, che ha guadagnato in extremis il pass per entrare tra le prime della classe, e il Telemar Palermo di Gu Baldinetti, che. Non si pone limiti e mette nel mirino l'opportunità di una nuova qualificazione alle Coppe Europee, che sarebbe un risultato prodigioso per una squadra profondamente rinnovata e ulteriormente ringiovanita. Nella scorsa estate osserva il turno di riposo la Pallanuto Trieste mentre nel round retrocessione ad aprire le danze saranno i Regenova Quinto e il Circolo Nautico Posillipo uh, poi alla Scuderi ci sarà la sfida tra Nuoto Catania e Roma Visnova chiuderà il programma di giornata il match della Giuva Baldini tra Radinantes Camogli e Astra Nuoto Roma Chiudiamo così il discorso dedicato al campionato maschile. e Passiamo ad occuparci di campionato femminile. Si riparte dall'undicesima giornata, seconda del girone di ritorno. Due i match di cartello, equip Orizzonte Rapallo Pallanuoto e un altro scontro fondamentale, uno spareggio in ottica al secondo posto tra. Pallanuto Trieste e Antenore Plebiscito Padova e per parlare della giornata di campionato donne ma per chiudere anche il discorso relativo al Mondiale del Sette Rosa abbiamo con noi Elena Gigli, team manager della Nazionale Italiana Femminile nonché preparatore dei portieri del Sette allenato da Carlo Silipo. Buongiorno e grazie mille a voi per avermi invitato. Elena, partiamo come ovvio che sia dalla recente rassegna di Doha, quanto è importante per il Sette Rosa aver centrato il passo olimpico e mi permetto la battuta, quanto stress vi avrebbe risparmiato se per prima della rinuncia del Sudafrica? Ah, parto con la seconda, ci avrebbe risparmiato due mesi di stress, cioè proprio una roba incredibile. Però vabbè, le cose sono così e quindi va bene, le accettiamo. Però è importantissimo, chiaramente l'obiettivo degli ultimi anni, il lavoro degli ultimi anni, quindi assolutamente era la cosa più importante. Certo. In che misura? Perché eh, credo sia sotto gli occhi di tutti che la prova con la Grecia e quella successiva con l'Olanda non siano state le prove del sette rosa che siamo stati abituati a vedere sotto la gestione di Carlo Silipo. Ti chiedo in che misura l'importanza dell'obiettivo ha potuto pesare sulle prove delle ragazze? Ah, io non sono nella testa delle ragazze, però da fuori certe cose passano e si percepiscono, anche perché dopo tanti anni passati a far parte del sette rosa certe dinamiche si conoscono. Credo proprio che abbia influito. Io non ho giocato tornei europei e mondiali in cui mi dovevo qualificare, però ho giocato tornei di qualificazione in cui so bene quanto la posta in gioco influisse sulle emozioni, sulla situazione, sulla palla che pesava in acqua, quindi sono convinta che le ragazze l'hanno sentito tutto questo. Sei parte integrante del gruppo, sei una pedina fondamentale, preparatore dei portieri, hai Purtroppo, perché eh, conosciamo le vicende degli ultimi mesi, dovuto ereditare anche il ruolo di team manager. Qual è stata da dentro, dall'interno del gruppo, la chiave che poi ha consentito a Valeria Palmieri e alle sue compagne di svoltare e di entrare in acqua nel modo giusto con il Canada? Allora, sì, una premessa rispetto a quello che hai detto. Sì, ho avuto un ruolo, ho ereditato un ruolo fondamentale. Ehm, che era è una persona meravigliosa, una persona di cui tuttora sentiamo tutti la mancanza, che era amata da tutti, eh, che io stessa non, non passa giorno in cui non ricordi com'era lei, quello che faceva lei per questo sette rosa. Quindi, fatta questa premessa, ehm... Allora, arriva un momento in cui in acqua, quello che dico sempre io in acqua: le ragazze sono sole, quindi non c'è più l'allenatore esterno che motiva piuttosto che le persone care che motivano. C'è un momento in acqua in cui si è soli e ci si trova davanti a quello che si deve fare, cioè portare a casa un risultato. In questo caso, un risultato che è la chiave per accedere a quello che per uno sportivo è la cosa più bella e più grande. Quindi, io credo che le ragazze abbiano fatto da sole quello scatto a un certo punto, dopo appunto i risultati risultati un po' deludenti che c'erano stati in precedenza e abbiano trovato il modo per reagire e per conquistarsi quello che dovevano conquistare e Non c'è però troppo tempo per gioire per il passo olimpico perché un calendario sempre più serrato impone l'immediata ripresa del campionato di A1 che torna in acqua che cosa ci dobbiamo aspettare da questa seconda parte di torneo? Perché poi sarà un unico grande sprint fino all'assegnazione del titolo. Ma almeno sicuramente in questa prima fase iniziale è un po' come ricominciare un nuovo campionato perché la fase in cui sono stati fermi queste ragazze è stata molto lunga. Quindi avrà la meglio sicuramente chi non subirà gli effetti di questa pausa. Mi aspetto, più che altro mh, vorrei vedere una palanoto equilibrata, insomma squadre che combattono l'una con l'altra senza grossi divari, una palanoto bella, questo è quello che vorrei vedere, posso dirti questo. Si riparte con due partite di cartello, l'equipe campione in carica e capolista riceve il rapallo, Trieste e Padova si sfidano in uno degli spareggi che saranno decisivi nella corsa al secondo posto, che partite possiamo aspettarci? ma assolutamente le partite equilibrate, chiaramente le squadre le cui atlete sono state assenti per lungo tempo devono essere brave a ritrovare bene la concentrazione, l'amalgama e a non subire appunto l'euforia magari di questo risultato, ma a rimettersi in riga e ritrovare nuovi obiettivi. Però mi aspetto delle partite equilibrate e belle da vedere, questo sicuramente. Ringraziamo Elena Gigli per essere intervenuta. Passiamo ora alla presentazione dei match, detto delle due sfide di cartello. Nelle altre partite la Sis Roma riceve la Comunotore Coaro, fondamentale lo snodo salvezza tra Unione Sportiva Luca Locatelli e Olo di Calabria e Gpico senza pallannuoto che mette in palio punti d'oro nell'ottica della permanenza in massima serie, così come Mette in palio punti pesanti per conquistare la miglior posizione possibile in ottica playout. Lo scontro della Vassallo tra la Neta 1951, che vuole ripartire con spirito ben diverso da una brutta prima parte di torneo, e la rivelazione Nuoto Chiudiamo così il discorso relativo al torneo femminile e. Passiamo ad occuparci rapidamente della giornata di A2. Nel girone nord il Clusi gioca senza dubbio a Firenze, dove la capolista imbattuta Radinantes Florenzia riceve una reale mutatoria in 81 in costante crescita e reduce da una serie di otto vittorie consecutive. Mentre nel girone sud la sfida di cartello è quella che si gioca da cilia tra la Lazio Nuoto e la Radinantes Auditore Crotone, che nell'ultimo. Turno ha perso in casa contro l'Olimpic Roma. Siamo così giunti al termine di questa puntata. Io ringrazio gli ospiti intervenuti e vi do appuntamento per la prossima.